In questi mesi e anche negli ultimi giorni molti cittadini, associazioni e organizzazioni si stanno mobilitando per esprimere il proprio diniego alla realizzazione di un silo di discarica sul proprio territorio. La gestione dei rifiuti però non può essere confinata ad una città, ad una provincia, a un comune, ma bisognerebbe gestire i rifiuti non solo durante l'emergenza, bensì nell'ordinaria amministrazione. Roma non ha mai investito in impianti in grado di valorizzare i materiali post-consumo. Si parla tanto di economia circolare, bioeconomia, di rifiuti zero addirittura, ma ogni anno si producono una quantità enorme di rifiuti indifferenziati che ovviamente devono essere conferiti o in discarica o in TMB che producono frazione organica stabilizzata che serve per coprire le discariche o combustibile derivato dai rifiuti che deve essere poi destinato a inceneritori e termovalorizzatori. Gli impianti di valorizzazione di un materiale post-consumo permetterebbero di gestire e chiudere il ciclo dei rifiuti nel proprio territorio, di evitare che i rifiuti vengano trasportati in altre regioni o in impianti privati, senza considerare la perdita di valore economico derivante dal non riciclo dei propri materiali. Inoltre, gli impianti a Roma sono vetusti, hanno oltre 12 anni e anche se sono stati fatti degli interventi di manutenzione, non sono comunque sufficienti e bastevoli. Quindi, purtroppo, si dovrà continuare e prevedere una discarica su Roma. L'ordinanza di Zingaretti ha fatto sì che il Comune di Roma doveva decidere in tempi brevi un sito dove ubicare la propria discarica sul proprio territorio. Ovviamente in questo pochissimo tempo i siti idonei alla realizzazione per una discarica di servizio non possono essere altro che i siti già destinati ad esso. Infatti il 31 dicembre il Comune di Roma ha indicato come sito da adibire a discarica di servizio Monte Carnevale. Il sito di Monte Carnevale ovviamente non è un sito idoneo in quanto è vicinissimo, circa 2 km da Malagrotta, un'area BAI bonificata, risanata e riqualificata. Con questa decisione si torna indietro di 7 anni, ovvero quando Malagrotta è stata chiusa. Il sito inoltre non è idoneo perché, come dicevo prima, si rischia l'effetto domino a causa della vicinanza con l'ex raffineria, l'ex discarica di Malagrotta, i due TMB e una rete di oleodotti e gasdotti presenti, il termovalorizzatore e altri impianti. Inoltre il silo indicato è una cava e le cave non sono mai siti idonei per essere adibiti a discarica poiché le attività estrattive che le hanno originate hanno eliminato la barriera geologica naturale protettiva, ovvero il suolo, e hanno innalzato la falda. Tutto ciò potrebbe determinare un inquinamento della falda acquifera. E poi la distanza dell'abitazione non è a norma rispetto quanto le disposizioni attuali in materia consentono. Quindi cosa bisognerebbe fare? Ovviamente innanzitutto bisogna rivedere gli ambiti territoriali ottimali, in quanto anche il piano di gestione dei rifiuti che stavamo aspettando da 2 anni, poiché l'ultimo in vigore è quello della Polverini, è stato fatto nel 2012, il piano dura 5 anni e quindi è terminato nel 2017. Il piano di gestione dei rifiuti di questa giunta, nonostante preannuncia un'idea di economia circolare e un incremento della raccolta differenziata del 70 fino al 70%, in realtà non indica azioni concrete per raggiungere l'economia circolare e soprattutto suddivide gli ambiti territoriali ottimali in modo che l'autosufficienza è solo a livello regionale e non a livello di singolo territorio, ovvero la gestione del ciclo dei rifiuti dovrebbe essere garantita nel proprio territorio, ovvero la raccolta, il trattamento e lo smaltimento devono essere effettuati all'interno dell'ambito. Roma, con la creazione addirittura che era previsto nel piano di un subambito per Roma Capitale, vuol dire che Roma deve gestire al proprio interno i suoi rifiuti, cosa che ovviamente non è possibile. Lato di Rieti utilizza Lato di Viterbo per il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti, ad esempio. In questo modo quindi l'autosufficienza è sempre garantita a livello regionale e mai a livello di singolo ambito.
Quindi quello che bisognerebbe fare come prima cosa è individuare nel piano di gestione dei rifiuti una suddivisione degli ambiti territoriali che suddivida i territori in base alle proprie caratteristiche simili, ad esempio la densità, la viabilità, la morfologia, eccetera. Ovviamente prevedere per Roma, ma così anche come per gli altri, diciamo, comuni, una raccolta omogenea sul proprio territorio, perché a Roma purtroppo abbiamo una raccolta differenziata a macchia di leopardo, distinta anche tra utenze domestiche e utenze non domestiche, tra anche municipi limitrofi, e questo ovviamente non permette una raccolta ottimale sul proprio territorio. Inoltre prevedere, oltre alla raccolta differenziata porta a porta, anche altri sistemi di raccolta differenziata, ovvero di prossimità, oppure incrementare le domus ecologiche. Incrementare i centri di raccolta sul proprio territorio, fare campagne di sensibilizzazione e educazione con punti AMA all'interno di municipi, all'interno di mercati o altri punti di aggregazione. Sostituire i DMB con fabbriche di materiali. Fare impianti di compostaggio anaerobico e prevedere altri impianti di fabbrica di materiali per specifici prodotti, ad esempio come i RAE,